La Fiera della Montagna di San Giovanni Gemini e Cammarata, giunta alla sua 10ª edizione, si conferma un appuntamento di grande interesse per tutto il territorio dei Monti Sicani. All'interno del Palazzetto dello Sport, i più 100 espositori hanno messo in mostra i prodotti tipici dell'intero territorio. Formaggi, insaccati, vino, olio, biscotti, pane, conserve e tanti altri prodotti che oggi rappresentano una grande realtà produttiva di questo angolo interno della Sicilia. Sì, è un'azienda fondata, diciamo, da mio padre negli anni 50, è un'azienda che si muove su più settori, principalmente l'allevamento di vacche da latte, la trasformazione quindi in formaggio, ma anche coltivazione ortofrutticole. Quindi coltivazione di ortaggi, ma anche alberi da frutto, pesche, pere e altre tipologie. Specificatamente come formaggi, cosa fate? Ho visto che ci sono dei prodotti anche innovativi. Sì, noi facciamo sia prodotti tradizionali come ad esempio la pasta filata, la provola, affumicata, la mozzarella, ma anche delle innovazioni come ad esempio il tomello, che è un formaggio a pasta molle che abbiamo creato noi. Ho il fior di pepe, che è sempre un formaggio a pasta morbida speziato, e anche lo yogurt da poco, quindi ci muoviamo su più tipologie di formaggi. Sì. Ma come mai un giovane sceglie di restare in agricoltura o tornare in agricoltura? Le motivazioni quali sono? No, sicuramente la prima motivazione è la passione e la voglia di rimanere in questo settore. Poi magari c'è anche il fatto che c'è una tradizione alle spalle, quindi si è cresciuti a contatto con la natura, in questo ambiente, e si ha la voglia di continuare innovando e però continuando le tradizioni, diciamo, che ci vengono tramandate dalle generazioni precedenti. Rispetto al passato, quindi dalla generazione di suo padre a quella sua, cosa è cambiato all'interno dell'azienda? Allora, nella filosofia, diciamo, non è cambiato nulla, cioè la voglia di fare le cose bene e la voglia di produrre dei prodotti genuini. Chiaramente sono cambiate le tecnologie, magari ci sono delle attenzioni diverse adesso su vari settori tecnici della produzione, però in fondo la qualità e l'attenzione verso il prodotto è sempre la stessa. Bettata di domenica nascisti, l'uluni di Piero a Vacchiari, lu batti di lipedi ti miscero, lu mercoli ti ricatti a camminare, lu giovi di Alavissa ti misti, lu venerdì ti isti a confessare, lu sabato a Tomaggi ci dicisti, mamma caio mi voglio. Marrano, che ha sede a Cammarata, incontrata a Tumarrano, è costituita da circa 70 soci complessivi, sia produttori di latte vaccino che produttori di latte ovino. Dal 2009 la cooperativa si è organizzata prendendo in affitto locali del comune, trasformando il latte di pecora nei pecorini, ovviamente il pecorino classico bianco, farcito, ma noi siamo specializzati principalmente in un pecorino semi-stagionato da tavola e un pecorino stagionato, con una stagionatura compresa tra i 10 e i 12 mesi. Quindi è detto che i soci siete circa 70, ma come si fa a farle stare assieme? Beh, non è facile, però dopo tanti anni di sacrificio, di impegno comune, che ha visto condividere le scelte di tutti, si è riusciti, insomma, a stare insieme con buoni risultati, devo dire. Ogni anno riusciamo a crescere, a acquisire nuovi soci, a crescere anche in termini di volume e di fatturato.
il vostro prodotto, dove lo vendete, il vostro mercato dov'è? Il nostro mercato principale sicuramente è il mercato siciliano, comunque abbiamo anche una quota di mercato sul mercato nazionale, qualcosina in Europa e anche in America riusciamo a fare qualche piccola fornitura. Il vostro, i capi, quanti capi avete voi? No, la cooperativa non ha capi propri, sono i singoli associati che hanno, ma complessivamente ci saranno almeno un 30-35 allevatori di vacche. Credo che possiamo fare una media di 20-25 capi per socio. Per quanto riguarda invece i produttori di latte di pecora, penso che indicativamente le aziende medie siano intorno ai 250-300 capi, così per dare una media. L'unità operativa specializzata di zootecnia e sviluppo rurale di Cammarata, presieduta da Domenico Di Marco, nell'ambito della manifestazione ha organizzato un singolare museo del formaggio. L'obiettivo consiste di far conoscere i nostri prodotti siciliani, in particolare questi prodotti storici, i prodotti caseari. Sia al pubblico locale, quindi alcune volte non riusciamo magari a distinguere un prodotto dall'altro, e sia anche agli operatori, in particolare agli operatori della nostra zona che molto si dedicano alla produzione del formaggio fresco e poco indirizzano alla stagionatura. Quindi vuole essere uno stimolo, un pungolo proprio alle aziende zootecniche un po' di diversificare la produzione e indirizzarsi anche alla produzione allo stagionato. Se vediamo qui, entrando in questo museo diciamo molto limitato, che non rappresenta tutti ma diciamo i più importanti, è come un itinerario ideale. Si attraversa tutta la Sicilia, in cui facciamo vedere sia i colori, gli odori, i sapori delle varie realtà, quindi a rappresentare in maniera molto, molto bella e molto diciamo unica la nostra regione. Sul formaggio, cosa si sta facendo per l'innovazione? Allora, per l'innovazione stiamo lavorando. Noi come unità operativa abbiamo un caseificio sperimentale, dimostrativo, dove stiamo lavorando su diversi prodotti, nuovi prodotti, in particolare su prodotti a pasta morbida e spalmabili, che come si diceva sono molto apprezzate dai giovani. Questo per conquistare nuovi mercati e anche dare la possibilità sempre all'azienda di dare qualcosa di diverso. Qualcosa si potrebbe fare anche legato alla tradizione, l'innovazione. Quindi legato alla stagionatura, non abbiamo tante sale stagionature, potremmo realizzare qualcosa in questo senso e quindi anche tirare fuori dei prodotti innovativi legati anche alla nostra tradizione. Sicilia bella, Sicilia bella, voglio giocare con la fondarella. Sicilia bella, Sicilia bella, ma manca sai correre in davanti. Apprezzato il laboratorio sensoriale e il teatro del gusto dello chef Salvo Paolo Manciapane. La manifestazione è stata interessante, soprattutto in questo territorio la cui quota latte costituisce la metà dell'intera produzione siciliana e che finalmente vede delle produzioni di grande pregio commerciale, ma bisogna escogitare qualcosa di più stimolante per ottenere un maggiore coinvolgimento dell'intero territorio regionale. Sicilia bella, Sicilia bella, gli altri che andiamo con tante sonnetta, proverbi frasi con termine menagli. Hanno parole come tante denagli, capi capi che gente vuora gli volesse capire, fosse sto schifo se potesse finire. Sicilia bella, Sicilia bella, fammi da stare a luce nella terra. Sicilia bella, Sicilia bella, spacca il limone, dammi da un'altra fetta, questo finale va.